Buongiorno a tutti e salute. Allora, io oggi, innanzitutto, prima di spezzare qualsiasi cosa e prima di pubblicare qualsiasi video, voglio chiedere scusa. Voglio chiedere scusa perché ho sbagliato. Dice, ma dove ho sbagliato? Ho sbagliato perché ieri ho pubblicato un video dove ho parlato dei leoni da tastiera ed ho usato un'espressione brutta, sbagliata e infelice. Ve la ripeto solo adesso per capire di cosa stiamo parlando. Poi non ve la ripeto più. L'espressione è mongolino d'oro. Ora, io non intendevo assolutamente offendere nessuno, però pur non volendo ci sono riuscito. Questa espressione qua deriva dal fatto che un medico di nome Down, che ha scoperto la famosa sindrome di Down, o anche detta trisomia 21, ha notato che le persone che hanno questa patologia hanno una fisionomia simile alle persone che abitano in Mongolia, che si chiamano i mongoli. Allora, da là che cosa è successo? Che questa parola ha assunto un significato negativo e offensivo nei confronti di queste persone. Ora, è ovvio, ripeto, che io non volevo offendere nessuno, però ci sono riuscito e quindi per questo motivo io chiedo scusa a tutte le persone che si sono offese per il fatto che io abbia usato questa espressione e per far capire che ho capito che ho sbagliato, allora io penso che sia il caso di fare una cosa. Visto che c'è chi si offende, no, non è che per forza dobbiamo continuare ad usare questa espressione perché si è usata tanto tempo e io ce l'avevo in mente perché da piccolo l'ho sentita, eccetera, però effettivamente pensandoci ha una connotazione negativa. Allora che facciamo? Io personalmente da oggi in poi quell'espressione là non la userò più. Se dovessi avere proprio bisogno di usare un'espressione come quella, userò l'espressione sarchiapone d'oro. Invece di dire quella cosa là, dirò sarchiapone d'oro. Hai vinto un sarchiapone d'oro. Penso che il primo vincitore del sarchiapone d'oro è essere proprio perché mi sono meritato questa cosa che ho sbagliato. Mo io penso che con la parola sarchiapone non si dovrebbe offendere nessuno. Mi auguro. Fatemelo sapere se qualcuno si offende, perché poi piano eventualmente mi correggo. Se sbaglio, voi me lo dovete dire, fate bene. Io voglio ringraziare la persona che mi ha fatto notare questa cosa, che è una mamma che ha una figlia che ha questa sindrome di Down e quindi giustamente mi ha esposto le sue ragioni. Tra l'altro è stata una gran signora perché l'ha fatta in maniera molto garbata e alla fine addirittura mi ha ringraziata a nome suo e a nome di tutti gli altri genitori che hanno figli con problematiche. Cioè, dopo che io l'ho offesa senza volere a lei, alla figlia, a tutti quanti, lei mi ha pure ringraziato, una gran signora che io saluto. E che comunque, voglio dire, insomma, è stata veramente importante questa cosa che questa persona mi ha fatto notare, perché si può sbagliare, io sbaglio, e oggi voglio chiedere scusa. Mo, a proposito di questo fatto, che io voglio chiedere scusa, se mi consentite, mo da un fatto usciamo a un altro, no, io c'ho già mettere sempre un mi quando faccio una cosa. Allora mi dovete fare una cortesia, sotto questo video che io pubblicherò, voi metterete dei commenti. Qualsiasi commento metterete, la prima cosa che dovete scrivere in assoluto, consentitemi il termine, ogni tanto si può anche dire, ma quando ci vuole è ben detto, voi dovete scrivere strunz, ovviamente riferito a me, possibilmente lo dovete scrivere in maiuscolo e ci dovete mettere alla fine un bel punto esclamativo. Poi se volete metteteci pure le virgolette, perché senza offese qua non ci facciamo manca niente. Allora voglio vedere quanti di voi si vogliono togliere la soddisfazione e mi chiama strunz a me, Fabio Quadro, perché ho fatto una strunzata e me lo merito e quindi è giusto che sia così. Quindi mi da fa piacere, non voglio i like, vabbè, tutti quanti vanno in cerca dei like, a me non importa troppo. Io oggi voglio essere chiamato strunz, va bene? Voi nei vostri commenti andate a scrivere la prima cosa strunz, poi dopo scrivete quello che volete voi. Però vado a scrivere strunz, fatemi questa cortesia, chiedo ancora scusa, tante belle cose, un abbraccio a tutti quanti, passo e chiudo.